Si è appena concluso il vernissage Penne, Umori, Colori nella chiesa di San Giovanni Evangelista. La mostra è stata presentata da Ugo Bongarzoni, artista e critico d'arte. Ci vuole dare un'impressione, un giudizio su questa mostra? Ma l'impressione è estremamente positiva per diverse molteplici ragioni, soprattutto la professionalità delle persone che l'hanno organizzata. Io ho partecipato a diverse, circa una settantina di eventi nella mia carriera finora, e quindi ho un buon metro di giudizio a questo riguardo. Inoltre la scelta degli artisti è stata felice, in quanto rappresentano quello che dovrebbe essere nell'animo il Faber, il pittore, lo scultore. C'è stata una partecipazione molto sentita. La location è una location di grande interesse architettonico. Che dire, c'è stata un'ottima affluenza di pubblico, quindi sono estremamente contento di questa esperienza. Spero, diciamo, posso solo dire ad maiora. Cosa pensa del connubio che si è stato realizzato tra arte e teatro? È stato un cameo, diciamo, una cornice, una guarnizione che si mette sulla torta, diciamo, una ciliegina, che secondo me ha dato un sapore particolare all'evento. Certo è che se io avessi conosciuto in maniera più approfondita il dialetto del posto avrei potuto capire di più e divertirmi più, però ho visto che le persone intervenute hanno appiazzato ampiamente. 47 artisti, il livello qualitativo delle opere in mostra qual è? Il livello qualitativo è molto difficile da stabilire. Inoltre io penso che non sia compito della persona che si appresta a fare un commento sulle opere, anche perché per conoscere esattamente la qualità di un'opera bisognerebbe parlare con ogni artista e lasciare a lui esporre sia le motivazioni sia i contenuti che ha voluto esprimere e perché li ha espressi utilizzando un certo mezzo, una certa tecnica. Quindi volendo dare un giudizio superficiale come quello che posso dare io, non avendo potuto fruire di questa conoscenza, devo dire che è un buon livello medio che può essere migliorato come quello di tutti noi. Ciò che è importante è l'atteggiamento di ognuno di questi artisti. Alcuni sono inconsapevoli della loro bravura e della loro capacità. Altri hanno cercato di fare cose che non avevano mai fatto prima e da quel punto di vista sono lodevoli, perché l'artista è anche uno che naviga a vista, è un coraggioso. Voler dare un giudizio brutale su la parola qualità per me è ultroneo.
Ed ora abbiamo il piacere di parlare con Romina Ragaglia, una delle 47 personalità artistiche che hanno partecipato a questa mostra collettiva qui a Penne. Un giudizio, un'impressione su ciò che hai provato in questa mostra? È interessante anche a livello culturale, è interessante partecipare a una collettiva che anche durante un festival delle arti. La tua opera come si intitola? È il Trittico di Iesi, sono tre scorci principali di Iesi. E c'è praticamente sul lato sinistro si vede Piazza Federico II, al centro il Montirozzo e sulla destra si può trovare la Scalinata della Morte. Sinceramente è la prima volta che vedo così pieno l'auditorium San Giovanni Evangelista e quindi mi preme far sì che questo venga portato avanti per far sì che l'arte e cultura venga sempre più valorizzata nella nostra città di Penne. Pensi che si possa realizzare un'altra edizione di questa mostra collettiva? Io spero proprio di sì, anzi vorrei tanto che si verificasse un appuntamento annuale. Con il vostro aiuto e sicuramente la nostra disponibilità sarà massima. Speriamo che anche l'amministrazione comunale aiuti maggiormente queste iniziative artistiche e culturali. Il signor sindaco Mario Sembruni sa le difficoltà che noi stiamo purtroppo attraversando, vuole per l'indisponibilità economica, la buona volontà ci stiamo mettendo tutto perché i lavori che abbiamo fatto noi qua dentro volontariamente sono veramente, è il caso di dirlo, disumano. L'ho fatto col cuore, lo facciamo per il bene della collettività, lo facciamo perché sennò altrimenti questo bellissimo stabile oggi sarebbe rimasto chiuso. Vittoria Castellano, il presidente della Associazione dei Teatranti d'Abruzzo, che ha patrocinato questa manifestazione, alla quale chiediamo un giudizio, un'impressione su questa mostra. Fantastica, una meravigliosa mostra in un ambiente veramente favoloso. Mi ha colpito molto la policromia di queste opere e i soggetti così variegati. Veramente organizzata anche benissimo attraverso l'esposizione e l'allestimento con i cavalletti, originalissima. Come si entra in questa struttura si vede questa bellissima rappresentazione artistica, ma insomma sei stato veramente bravo a curarla. Grazie, il connubio tra arte e teatro questa sera. Sì, la teatralità qui. Si presta anche l'ambiente,
alla rappresentazione, come la poesia il quadro va per immagini e per immagini si creano storie, si creano dietro ogni quadro uno riesce ad immaginare quello che può esserci dietro il pensiero dell'autore che ha realizzato quell'immagine, quindi sicuramente sì. Questa manifestazione rientra nel primo Festival delle Arti Città di Penne, da te ideato. Sì, sono veramente orgogliosa di questa manifestazione, spero che possa crescere con gli anni. Sì, avevo avuto questa impressione guardando questa meravigliosa chiesa, dico ma perché non organizzare un qualche cosa che possa coinvolgere tutte le arti, cioè l'arte visiva, quindi la pittura, la scultura, teatro, poesia, letteratura, musica, qui ci saranno dei concerti, il programma è veramente molto nutrito e quindi mi auguro che possa avere una bellissima partecipazione da parte di tutti e soprattutto degli abitanti della città di Penne. Cara nonna, così ti puoi aprire una pagina su Facebook, puoi mettere i like, puoi taggare le amiche, puoi condividere e tante altre cose. Che una pozza ci piace so capire qualche cosa. Posso mettere i like? Di che si tratta? Posso taggare le amiche? Che gli posso fare? Una caperna?